Eccoci qua, zia. Eccoci qua, dove la mia sempre? Abbiamo la cattiera, scusa. Oggi video con l'iPad, perché ci serve l'iPhone per fare un lavoro, giusto? Oggi facciamo il video con l'iPad, sì. Perché l'iPhone ci servirà per fare un altro lavoro. Sì. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di HiCal, questi nuovi guanti, zia, sì. Che si trasformano in una cornetta telefonica. Sì, sì. Guardate anche voi, sempre una. Guardate la confezione, abbiamo il socio di Massimo Giletti. E adesso testiamo i guanti, design italiano, sono gli HiCal della HiFan, guanti Bluetooth. Proviamo i guanti. Allora, nella confezione cosa troviamo? Subito detto, il cavo per ricaricare i guanti, zia. Sì. Che i guanti si scaricano, no? Puoi stare 10 ore al telefono. Dopo 10 ore gli attacchi al computer e si ricaricano. Si ricarica. Abbiamo il manuale di istruzioni. Le istruzioni, come accenderli, come spegnerli. E cosa che fa lampeggia celeste. E adesso vediamo perché lampeggia celeste. Abbiamo due guanti. Mano destra, metti sulla destra, di là. No, contrario, zia. No, allora, vai su. Sì, va bene, ecco. Messo tutte le dita, giuste? Quello lì è un guanto normale. Non ha niente di speciale, è un guanto bello caldo, no? Sì. Ah, ricordiamo che questo è un modello da uomo, quello da donna è un in più piccolo. Il guanto che va sulla mano sinistra, invece, ha tre pulsanti, verde, bianco e rosso. Con il rosso si accende e si associa il guanto al dispositivo Bluetooth. Con gli altri si risponde la chiamata, in teoria si butta giù. E dopo abbiamo il buco per il cavo micro USB. Adesso lo testiamo subito, zia. Metti sul guanto nella mano sinistra e proviamo a fare una telefonata. Ecco l'iPhone che useremo. Metti giusto come era prima. Le dita sono giuste? Boh. Adesso proviamo a telefonare a Moreno, il mio collega di lavoro. Vediamo se si sente. Metti nell'orecchia. Parla! Ma sì, dimmi. E con chi parlo? Non è nessuno dentro qua. Ma sì che c'è Moreno, si ascolta! Se non mi parla nessuno. Parla! Moreno sei tu? Come stai, zia? Cercare bene! Mario, come stai? Sono qua con Matteo che mi tormenta. Metti giù le mani, cussi. Oh là. Livia, parla. Roberta? Ma no, il mio collega di lavoro, Moreno. Quello che guida l'autotreno. Sei Moreno tu? Ma io sono la zia di Matteo. Che vuoi farmi provare i guanti col telefono? Funzionano? Sì, adesso sì. Poco? Metti bene il dito, zia, dentro. Lì, metti sì. Il dito. Senti, poco? Sì, sento un poco, ma sento che parlo, ma capisco poco. Come mio sonno. Parla, zia, dai. Senti, tu mi senti? Mi senti, bravo frutto. Va bene. Adesso ti saluto. Sì. Arrivederci. Anche lei, anche tu frutto, sta bene. Ciao.
No, ma posso dire? Si sente che fa la voce, ma non... Si sente poco? C'è il mio soldo che io non capisco il discorso, no? Si sente... finita la chiamata! Ho chiuso, zia! Ho chiuso! Ha la voce di donnetta! Ma no, zia! Si sente poco? Tu, sto dito qua, il pollice, qua, tu senti da sto dito qua, devi tenerlo bene dentro, zia. È ovvio che si sente male dopo, si sente poco. È una voce tanto fine, quella ragazza, è una voce di donnetta. Non ti va? Anche non mi va, perché anche fa da chiaro abbastanza. Parlava pur bene, zia. Parla bene? Tutte le volte che ti chiama la gente... Tutte le volte che lo sento come che senti tu, no? Mi ha scritto, io gridavo, ma sono raffreddato, per questo non mi capiva. Sì. Mi ha scritto il mio collega, sì, che lui ti urlava per telefono, sì, ma è raffreddato, per questo non ti capiva. Era raffreddato, per quello aveva la voce strana. Sì. Quindi, questi guanti costano 47 euro. Cosa ne pensi? Costano abbastanza, si sa, ma se servono come telefono si può usare, si può pagare quei soldi, ma... Quindi sei contenta, per una volta sei contenta? Sono contenta così, per modo da dire. Ecco, per modo di dire. Devi stare, è un lavoro lungo, devi stare incassato e attaccare la spina. No, la spina una volta ogni tanto, quando si scarica, quando si scarica. Incassare i guanti. Intanto si sta meno a mettere il telefonino lì nell'orecchio, no? Ma allora, io ho pensato, metti che quando arriva il cane lo porto a spasso, no? Sì. E viene freddo, mi metto il telefono in tasca. Sì. Tu mi telefoni e io ti rispondo col guanto. Pronto? Sì. E tu mi dici, e allora è felice? Tu capì? Mai capito. Boh, ci facciamo vedere allora in questo video, eccomi qua, tante commedie che fate. È festa finita, giusto zia? Per oggi un saluto a tutti, dai guanti e dalla zia, un saluto. Ciao zia. Un saluto anche da Massimo Giletti, il sosia. Ciao!